tutti. Ecco, io ho 23 anni, perso la vista a 5 anni per causa così, il Signore voleva questo. E la mia vita è stata sempre difficile, diciamo, ho avuto i genitori separati, divorziati, un fratello con problemi di tossicodipendenza e io non avevo per niente fede, cioè ero perso, ero nel buio, nelle tenebre. Quello che mi affliggeva era: perché io sono qui? Perché io devo soffrire? Perché io devo patire tutti questi problemi che ho in famiglia, che ho sul mio corpo? E ho iniziato a bere, mi sono dato all'alcolismo. Questo però ha peggiorato la mia vita, perché sapete, l'alcol fa male. E a scuola andavo male, malissimo anzi. Ecco, la mia vita era persa nel buio, nelle tenebre. E un giorno invece ho detto: voglio provare a entrare a vedere che provo dentro di me. Sono entrato in questa, facciamo nuovamente, un salone. Prima ci sono le preghiere e poi c'è la messa. E il cuore c'era come... Il mio cuore mi diceva: Roberto, buttati in questa esperienza, gettati nel mio amore. E mi sono gettato, diciamo. Prima io bestemmiavo, adesso non bestemmio più, vado ogni giorno a messa e do coraggio a persone che vedono un problema piccolissimo, un problema grande. E io dico: Signore, Gesù è morto in croce per noi. Gesù dice: io vi amo, chiude la mia vita. E noi che gli diamo noi? Noi sappiamo solo chiedere a Gesù. Non sappiamo ringraziarlo nei momenti di difficoltà. Grazie Signore perché mi hai dato questo problema. Grazie Signore perché mi fai vedere le cose con più facilità. Gesù ci sta dietro, però noi non lo sentiamo. Abbiamo il cuore chiuso, attappato, isolato. E invece no, Gesù vuole che noi apriamo questo cuore alla gioia, all'amore suo, perché Dio è amore infinito. E questo amore non lo ha perché se lo vuole tenere per lui, ce lo vuole dare a noi. E lo dobbiamo ringraziare per questo. Un solo santissimo, santissimo, santissimo.
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sì, sì, sono disposti anche. Tanti ringraziamenti a Padre Giovanni che ci ha aiutato ieri e oggi a pregare meglio la nostra Santa. Il comitato della festa, poi il popolo, tutto il popolo di questa comunità di Asinano e i paesi vicini come Montorio che ha inviato, che è stato presente con le confraternite, con la rappresentante delle confraternite di Sant'Antonio, San Filippo e Zoccolanti. E poi la Fiaccola della Speranza, ecco, che ci ha molto edificato. E altri paesi vicini, specialmente quelli che si sono impegnati a portare un quadro di Santa Lucia, con Ledonico, Pastino, Villa Alzano e Piandilago, Chiarino, poi Camerale, Parrocchia Sant'Andrea, Inframignano, Aquilano e Tosicia. E dobbiamo ringraziare il complesso dei tamburi di Pretara, sempre impeccabile, sempre preciso. E poi il non vedente che ci ha manifestato una testimonianza nella chiesa, Roberto, di 23 anni, che ci ha fatto capire che oltre alla vista corporale, alla vista fisica, abbiamo una vista che è molto più importante, che si chiama la fede, l'unica cosa che ci può rendere felici in questo mondo e nell'altro. Grazie a tutti. Adesso penso che gli spari siano quasi pronti.